voce. L'importante è che non parli veloce. Sono un soldo, mica scemo. Con questa canzone non voglio essere blasfemo. Posso cantare anche se sono stonato, come nessuno avrebbe mai immaginato. La logopedia è la mia melodia. Beethoven, da sordo, è una sinfonia. La quinta del sordo di Goya fu un traguardo. Talento si capiva, tutto dal suo sguardo. I miei occhi sono fatti per sentire, per ascoltare non ti voglio mentire. Leggo labiale e mi viene naturale, per comunicare uso una lingua manuale. Vigile, attento, tra mille espressioni, in mezzo alla gente tiro conclusioni. Adesso senti queste vibrazioni, spacca tutto, rilascia emozioni. Fammi vedere le tue mani, in fondo siamo tutti esseri umani. Adesso senti queste vibrazioni, spacca tutto, rilascia emozioni. Fammi vedere le tue mani, in fondo siamo tutti esseri umani. Una lingua silenziosa è un codice con cui dire ogni cosa. Diamo importanza a questa identità, così affrontiamo la nostra diversità. Il nostro piccolo mondo è come una famiglia. Superiamo ogni ostacolo, non siamo Gentaglia. Gentaglia. Sordo muti oralisti, sordi impiantati. Non vogliamo essere etichettati. Basta con le vostre critiche o con le vostre politiche. Siamo della nuova generazione, pretendiamo meno emarginazione. Vogliamo più integrazione, diciamo no alla discriminazione. C'è chi parla, c'è chi segna, la comunicazione regna. Siamo figli della stessa terra, nella pace e nella guerra. C'è chi parla, c'è chi segna, la comunicazione regna. Siamo figli della stessa terra, nella pace e nella guerra. Voglio solo denunciare il mio stato sociale, non sono diverso, sono speciale. Non datemi del pazzo, non trattatemi come un pupazzo. Non siamo un ghetto, meritiamo rispetto. Condividete questo brano musicale, diventerà un'arma micidiale. Voglio rompere il silenzio, diciamo stop al pregiudizio. Non ci sono interpreti negli ospedali, non ci sono fondi per gli istituti e autonoleggi per i patenti speciali. Questi sono disagi sociali. La LIS non è riconosciuta dalla legge, questa cosa è da fuori legge. E chi regge questo paese? Abbiamo finito con le attese. Questo è il mio mondo ed è qui che mi confondo. Ho un sogno nel cassetto, ho nascere un progetto, ma non permetto a nessuno di scacciare il mio sogno di cantare. La barriera del suono è il suo passare. Queste direzioni spacca tutto, rilascia emozioni. Fammi vedere le tue mani, in fondo siamo tutti esseri umani. Sono sordo, mica scemo.
fermi adesso, io non so cosa sia. Sto sul depresso, è una noia bestiale che mi prende se solo non ci sei. È una cosa normale. Dream on Fly Radio. Radio. In onda Idea News Special Magazine. Ciao a tutti, sono Fabio Bandiscia, esperto di linguaggio del corpo, e della possibilità di ascoltarmi su questa bella emittente radio scelta e selezionata in Italia dal circuito Airplay della rubrica Forme Mentis. Io sono Fabio Bandiscia e oggi parleremo della comunicazione ipnotica, di alcune parole più che altro ipnotiche che in realtà usiamo tutti noi, tutti i giorni nella nostra vita, quando parliamo con i nostri amici, quando parliamo con i nostri clienti, e molto spesso non ci accorgiamo neanche del potere che hanno queste semplici parole. Partiamo quindi subito con una frase. Non immaginare, mi raccomando, non immaginare un elefante viola che insegue velocemente un gatto rosa. Qual è l'immagine che arriva alla tua mente? Cosa hai pensato? Ma sicuramente ti sono passati davanti le immagini di questi due animali colorati che si inseguivano, anche se ti avevo chiesto di non pensarli. Ora mi raccomando, non pensare a un bel limone giallo, grande, succoso, con un intenso sapore, e soprattutto non pensare mentre lo spremi con forza vicino alla tua bocca e stai bevendo il suo succo, senza che continui la frase. Qual è l'immagine che arriva alla tua mente? Cosa hai pensato? Probabilmente, oltre che pensare, starai anche degludendo, stai facendo qualche smorfia con il viso, come se realmente avessi assaggiato il succo del limone. Quindi è incredibile il fatto che, oltre a pensarci, quando in realtà avevo chiesto di non farlo, abbiamo anche stimolato una reazione fisiologica. Infatti, dicendo di non pensare al Colosseo, ecco che l'immagine del Colosseo arriva alla tua mente. Tuttavia facciamo attenzione a questo schema del non, perché questo è vero soltanto se lo usiamo in un certo modo. Ad esempio, se dico a un cliente non riuscirò mai ad arrivare alle 3 al nostro appuntamento, lui capirà che non ci sarò. Se dico a una persona non c'è il treno Roma-Milano domani, lui sa che il treno non ci sarà. Se voglio andare a un evento, a una partita e mi dicono non abbiamo più biglietti, capisco che i biglietti sono terminati. Quindi come funziona? La mente capisce questo non o non lo capisce? In realtà, come abbiamo visto negli esempi precedenti, la mente razionale, l'emisfero sinistro, comprende perfettamente la negazione. È la mente irrazionale, l'emisfero destro, quella inconscia, che non la concepisce. Questo è un aspetto determinante proprio per creare delle impalcature linguistiche che sono un po' la base della nostra comunicazione ipnotica. E consapevoli di questo, sapremo anche come formulare delle frasi specifiche proprio per bypassare la mente razionale, che altrimenti bloccherebbe il messaggio. Facciamo un esempio. Mentre sei intento ad ascoltare questo file audio e i tuoi occhi scrutano il campo visivo che hai davanti, non ti dico di innamorarti di questo file audio istintivamente, vista anche la sua utilità. Non ti dico di condividerlo adesso, ora, con tutti i tuoi amici, cliccando sul bottone di condivisione. Ma sappi che se lo condividi adesso, i tuoi amici ti ringrazieranno. In questo modo ti ho detto in maniera velata e sublimare in maniera molto subliminale di innamorarti e di condividere questo file audio, semplicemente non dicendotelo, ma invitandoti a farlo. Quindi la parte razionale è serena, non blocca i messaggi e i contenuti che arrivano dall'esterno. In pratica che cosa accade? È che qualsiasi contenuto arriva alla nostra mente dall'esterno, la nostra mente li filtra e controlla se accettarli o no. Se ti dicono ti è piaciuto questo file audio, improvvisamente la tua mente deve decidere, mette un filtro, valuta e risponde sì o no, perché gli è arrivato un comando diretto. Ti è piaciuto questo file audio? È una domanda diretta. Ma se usiamo dei comandi indiretti, questo filtro non serve, quindi la nostra mente non lo usa. Ti ripeto la frase, mentre
mentre sei intento ad ascoltare questo file audio e i tuoi occhi scrutano il campo visivo che hai davanti, non ti chiedo di innamorartene istintivamente, vista la sua utilità. Non ti dico di condividerlo ora con tutti i tuoi amici cliccando sul pulsante di condivisione, ma sappi che se lo condividi adesso, i tuoi amici ti ringrazieranno. In questa maniera, come puoi vedere, non c'è nessun comando diretto nella frase, non c'è un comando condividi adesso questo messaggio con i tuoi amici. La tua mente filtra e magari dice: no, mi sta sulle palle questo file audio, io non voglio condividerlo. In questa maniera non ti dico di condividerlo ora, quindi non c'è nessun filtro, non c'è nessun comando diretto e di conseguenza la mente lo prende per buono. È come se non sta ricevendo in pratica un comando del genere. Questi messaggi estremamente potenti influenzano l'emisfero emotivo e lo condizionano senza che l'acquirente, se sei un venditore, se ne accorga razionalmente, oppure la tua futura partner, se stai cercando di far innamorare una persona, se ne possa essere consapevole. Quali sono i passi che bisogna seguire? Ma innanzitutto caricare di intensi contenuti e di caricare con tanti dettagli le parole che vengono dopo il non. Se prima ti avessi detto non pensare a un limone e poi avessi parlato di altro, probabilmente il tuo cervello non sarebbe stato suggestionato, non ci avresti pensato realmente. Se invece li faccio focalizzare sul limone invece che sul non e porto l'attenzione sui dettagli, magari facendoteli anche vivere, dicendo, non so, non pensare a un limone grande, giallo, aperto, di cui puoi sentire il succo aspro e mentre lo tocchi senti anche il suo profumo via via crescente, avvicinandotelo alla bocca, eccetera, eccetera, beh, ottengo magari un effetto diverso, l'effetto voluto. Posso anche in questo modo formulare dei comandi nascosti. E di conseguenza queste cose le possiamo applicare alla vendita, le possiamo applicare alla seduzione, le possiamo applicare in qualsiasi tipo di comunicazione. Generalmente ci sono persone già predisposte a usare questo tipo di comunicazione e magari non lo fa neanche apposta, non se ne rende neanche conto, e sono quelle persone che riescono a influenzare maggiormente gli altri. Ora che sai come usare questo non, facci attenzione magari quando ricevi delle parole cariche di questa valenza positiva o negativa, dipende dalla frase. Fai caso anche alle parole che usi quando parli con un interlocutore. Fai caso se usi il non, in che modo lo stai usando, lo stai caricando di dettagli, non lo stai caricando di dettagli. Oppure prova a farlo anche come esercizio per vedere che reazione puoi suscitare nel tuo interlocutore. Questi comandi, queste parole, se vuoi approfondire il discorso, lo useremo anche nel nostro corso sul linguaggio del corpo e microespressioni facciali, soprattutto nella seconda giornata di corso, quando parleremo della comunicazione ipnotica, perché non si può conoscere, non si può parlare di comunicazione non verbale se non si conoscono anche le reazioni fisiologiche che possono nascere nelle persone quando usiamo determinate parole. Magari ecco, si è strofinato il naso, ha avuto una prossemica indietro, ha avuto un toccamento su un orecchio. Non è così facile dire: ecco, io ho parlato male di quella persona, ho ricevuto un segnale di rifiuto. Sì, in realtà potrebbe anche essere vero, però se una persona vuole veramente conoscere la comunicazione non verbale, vuole veramente conoscere in maniera profonda il linguaggio del corpo, deve capire anche che alcune parole possono influenzare il nostro interlocutore. Magari il segnale di rifiuto non era per l'argomento che abbiamo detto, di cui abbiamo parlato, ma era per una determinata parola che abbiamo detto. In questa maniera si possono creare dei grossi fraintendimenti, dei grossi equivoci, perché
noi sappiamo, e lo scopo principale del corso base sul linguaggio del corpo è calibrare la nostra comunicazione per riuscire ad essere più carismatici, per riuscire ad essere più persuasivi. E se stiamo parlando male di un assicuratore e il nostro interlocutore si strofina il naso, ha una prostemica indietro, ha un raschiamento della voce, allora capiamo che bisogna parlare bene. Questa persona non gradisce che noi stiamo parlando male di questa persona, e quindi che cosa facciamo? Bisogna calibrare la nostra comunicazione per essere più carismatici. Quindi se ci ha dato un segnale di rifiuto se parliamo male di una persona, allora ci dovrà dare un segnale di gradimento se facciamo il contrario, cioè se andremo a parlare bene di questa persona qui, e quindi andremo a parlare meglio di questa persona. Generalmente funziona così, però se non facciamo caso alle parole che usiamo, molto probabilmente quella persona ha fatto questi segnali di rifiuto perché abbiamo usato delle parole, chiamiamole così, ipnotiche, che non sono state gradite dal nostro interlocutore. Quindi i segnali di rifiuto non erano perché abbiamo parlato male di quella persona, ma erano dovute alle parole che abbiamo usato. Ecco, riuscire a capire, a differenziare queste cose potrebbe fare la differenza all'interno di una comunicazione. Significa veramente riuscire a usare al massimo livello le discipline analogiche, la comunicazione non verbale, perché sapremo quali sono i gesti da usare, quali sono le parole da usare, ma soprattutto sapremo quali segnali evocare nel nostro interlocutore e in che modo poterli evocare. Quindi se vuoi approfondire questo discorso ne parleremo ampiamente nel nostro corso sul linguaggio del corpo e microespressioni facciali. Per oggi è tutto e ti auguro una splendida giornata. Ciao! Avete ascoltato Idea News Special Magazine. Radio Dream on Fly. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Many places in my life and time. I've sung a lot of songs. I've made some bad rhymes. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone now, and I'm singing song for you. I know your image of me is what I hope to be. I've treated you unkindly, but girl, can't you see? There's no one more important to me, so darling, can't you please see through? Melody, 'cause my love's in their mind.
there's no space or time. I love you for my life, 'cause you're a friend of mine. Un saluto e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente avvenuto sulla A4 Torino-Milano tra gli svincoli di Balocco e Greggio in direzione Milano. Non si escludono disagi in questo tratto stradale. La circolazione si mantiene scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che per lavori sulla A6 Torino-Savona saranno chiusi i tratti stradali tra Ceva e Millesimo in direzione Savona e tra Agnella Tanaro e Mondovì in direzione Torino dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina. Con questo è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Dream on Fly è per imprenditori e professionisti che non hanno la testa tra le nuvole, ma che fanno volare la loro impresa. Permane una circolazione instabile sul nostro paese, ancora foriera di diverse precipitazioni, temperature stazionarie. Al mattino piogge ancora frequenti sulle regioni centrali tirreniche al sud e sulle isole maggiori, ma qualcuna residua potrà interessare anche il Triveneto orientale. Meglio altrove. Nel pomeriggio ulteriori piogge sulle aree tirreniche del paese al sud, sulla Sicilia e sulla Sardegna. Va invece migliorando al nord-est, ma sempre in un contesto di instabilità. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinati. Sei un cantante? Una band? Iscriviti gratis alla seconda edizione del Contest Talent Disco Novità TV 2021. In diretta dagli studi di Telesveva e a reti interconnesse su radio, TV, web e social. Tre serate e finalissima a giugno 2021. Puoi vincere un contratto discografico con la Tilt Music Production di Londra. La promozione discografica con l'altoparlante. Potrai partecipare a Leone d'Oro di Venezia, a Rock Targato Italia, al May di Faenza, a Sanremo Discovery, al Village Music Academy e al Talent Sing. Il tuo brano sarà inserito nella compilation Disco Novità TV e tanto altro. Ospiti della serata: Davide De Marinis, Ijalis, Wanda Fischer, Heaven e Massimo Raciti. Regolamento completo e form di adesione su disconovità.it. Disco Novità. I'll do something.
se poi sono io quello allo specchio. Cerco dai vicini la mia dose giornaliera di sorrisi, ricambiati per potermi poi sentire socialmente in pace con il mondo e con il mio quartiere. Chiedimi se dove sto, sto bene, se sono felice, chiedimi qualsiasi cosa, basta che mi dici dov'è, 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 la gioia dov'è, 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 mi chiedo dov'è, quel giorno che non sprecherai, cielo rosso all'orizzonte, voglio risolvere dove, mi chiedo dov'è. Cerco di sentire quello che non so vedere, la mia solitudine sul fondo di un bicchiere d'acqua che mi inviti a bere. Ho sete di stupore, mi puoi accontentare. Chiedimi se sono fuori posto in questo posto, chiedi tutto, basta che qualcuno mi I'm
prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Se mi guardi così, se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte benzina, la notte cade, la notte questa faccia allo specchio, oh, e ora cade giù pure una lacrima. Sto ridendo, sento una musica ogni volta che ti sto accanto, quando ti perdo poi ci ripenso, come se fosse la fine del mondo. No, non avere paura quando vai a dormire solo, se la stanza sembra vuota, se senti il cuore. Se oggi la tua testa mi perdo, oh, no, fatto no, 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 tutto no, no, ci siamo solo noi, ci siamo solo noi. Sento una musica, oh, che ti sta accanto quando ti perdo, oggi ripenso, come se fosse la fine del mondo. No, non avere
listen to you. Thank you.
e canti, sai che non ti fermerai. Caffè alla mattina, vuoi fumarti il pomeriggio, si parlerà del tempo, se c'è pioggia non suonerà. Quanti interrompane per dire come stai, raccontare dei successi e dei fischi non parlarne mai. E se ti fermi, convinto che ti si può ricordare, hai davanti una.
spesi male per contare, solo quelli finiti bene, per non avere da pensare a nient'altro se non al mare. Torneranno tutte le genti che non hanno voluto parlare, scenderanno giù dai monti ed allora staremo assenti. Quelle storie da cortile che facevano annoiare, ma che adesso sono aria buona pure da mangiare. Tornerai anche tu tra gli altri e mi sentirò impazzire. Tornerai, ti avrò davanti, spero solo di non svenire. Mentre torni non voltarti, che non voglio più sparire. Ne ricordo nei miei giorni, resta fino all'imbrunire. Prendi errori dei potenti, fatti senza esitazione, senza lividi sui volti, con un taglio sopra il cuore. Prendi un ago e siamo pronti a ricucire. Tornerai tu in mezzo agli altri e sarà come impazzire. Tornerai ti avrò davanti, spero solo di non svenire. Mentre torni non voltarti, che non voglio più sparire. Mi ricordo dei miei giorni, resta fino all'imbrunire. Tornerai tu in mezzo agli altri e sarà Sei su Radio Dream on Fly. Sempre quello che potremmo fare io e te, non si può.
scritta sulle pagine del Corano. Proprio io come te non vengo da Bel-Air, ma sono nato qua. Chiedi agli amici tuoi che ho pagato, che ho fatto di strano per essere passato dalla chiesetta alla Top Ten senza capotabile né papà. Madre gridare in coro, sole fuori dai penitenziari, padri senza lavoro, cerca l'hype ai domiciliari. Però se guardi in alto da sto giardino, la luna sembra non c'è filo, perso nel buio. Sui tetti la molla brilla come Shanghai, la vedi pure tu da sto quartiere in su. My God, my God, my God, e più la guardi più vien da pregare. My God, my God. Still feels like a first night together.
vivono come John Lennon a Camden Town. Un cittadino del mondo mischiato con tutte le città, dove ciascuno è unico ed ecco lo spazio di libertà. Magico e pazzo in fondo, con un talento pratico, ti costringe a ridere, ti stimola a vivere. Tutti sappiamo bene quanto è difficile stare al mondo, cercando di fare bene, trovare l'amore e restare insieme. Transito molto breve, rifletti almeno per un secondo. Ognuno può contare, può servire per cambiare. Amo le persone con le tasche vuote, chiederò se la vivono, se si può se la vivono.
volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Feliz Navidad.
è speranza, vicinanza, affetto. Tutto questo noi lo condividiamo con te. Buone feste con Radio Dream on Fly.
Joker, Harley Quinn. Mi piacciono molto di più i cattivi. Cosa vuol dire non è
prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Come on, let's start it.
Valentino. Valentino. Sotto di sotto, ma la notte no, al mattino.
scende il figlio. Ma la notte no, tu ti guardi allo specchio e ti sputi il meglio. Ma la notte no, ma quando c'è il lavoro e dimentichi il buono. Ma la notte no, parli sempre soltanto delle cose importanti. Ma la notte no, che stress, il giorno. Ma la notte no, stress, il giorno. Ma la notte no, stress, il giorno. Ma la notte no, stress, il giorno. Ciao!
Getting kinda used to be.
possiamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Don't react.
Radio Dream on Fly. Sorridi. È Natale ogni volta che speri in qualcosa di buono. È Natale quando sei in nostra compagnia. Auguri da Radio Dream on Fly. As long as you are by my side.
was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure, oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. Troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontato, perché ci siamo scelti e che magari vorresti sentire ogni tanto da me. Mi piacerebbe giocare di più, a volte lasciarmi andare, ma mi riduco a un pensatore noioso e volgare. Spesso nemico del tempo, specie se non ti ho accanto. Stanotte dormi da solo, che mi va a fuoco la gola. Credo in noi come se fossimo di un'altra generazione, di quella del bene sopra la ragione, di quelle che domenica andiamo al lago, che ho bisogno di svago. Voglio ricordare, stare lì a guardare, il buio non è avuto.
tua parte migliore, quello che riesce ad uscire ogni giorno da tutto quel tuo lavorare. Hai conosciuto il mio peggio e con il tuo mi hai fatto male. Le cose semplici ai vigili urbani, a noi una città più reale. Ci scopriremo nel tempo per poi coprirci con lui. Costruiremo sbagliando, forse non avrò paura, regalandoci vita, scambiando sangue. Senza di te non amerei tutti i miei errori. Senza di te un mondo senza le canzoni. Senza di te non me lo voglio ricordare. Stare lì a guardare lui non è affatto uguale. Senza di te una finestra senza vetri. Senza di te un buon estate senza il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Il fetido cortile ricomincia a miagolare. L'umore quello tipico del sabato invernale. La radio mi pugnala con il festival. Thank you.
to us, Jesus. Yeah.